È stato travolto da un'auto con al volante un conducente in stato di ebbrezza mentre era in servizio ed effettuava un posto di blocco. È successo la scorsa notte a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo, ad un carabiniere di Sulmona che svolgeva il suo lavoro nel bergamasco da circa 20 anni. Avrebbe compiuto 42 anni domani Emanuele Anzini, appuntato del nucleo radiomobile della compagnia di Zogno. L'uomo era padre di una ragazza di 18 anni che in questi giorni si sta preparando per l'esame di maturità che si svolgerà martedì. L'ex compagna è stata la prima ad essere avvisata dai colleghi del nucleo operativo di Sulmona. Era una persona che amava tantissimo il suo lavoro e con Sara, la sua unica figlia, era dolce e affettuoso. Emanuele Anzini stava effettuando il posto di controllo con un altro collega su una strada nel comune di Terno d'Isola. All'improvviso è arrivata una persona, un cuoco di 34 anni, alla guida di un'auto in forte velocità che non si è fermata all'alta e l'ha investito. In un primo momento l'uomo alla guida dell'autoveicolo è scappato, ma successivamente è tornato sul posto ed è stato sottoposto ad alcol test. L'esame, a cui è risultato positivo, ha registrato un tasso di alcolemia di 2,97, valore molto più alto del limite consentito. Per questo si è proceduto all'arresto obbligatorio dell'uomo. All'uomo era già stata sospesa la patente l'anno scorso per omissione di soccorso durante un sinistro stradale. L'appuntato stava svolgendo un posto di controllo in una zona illuminata, anche con i dispositivi di sicurezza, in particolar modo mi riferisco al giubbetto catarifrangente, proprio per evitare situazioni del genere. Da anni abbiamo adottato questi strumenti di protezione proprio per rendere gli operatori ben visibili ai conducenti della strada. Normale controllo, al momento in cui ha visto sopraggiungere questa autovettura, ha intimato l'ALT, il conducente verosimilmente per evitare il controllo accelerato ha investito in pieno il militare, l'appuntato. Colpo frontale sul parabrezza e trascinamento del corpo per diverse decine di metri, poi il conducente si è dato alla fuga. Dopo qualche minuto, verosimilmente, si è reso conto della tragedia, è ritornato indietro, è stato possibile quindi identificarlo e fermarlo. Sono intervenuti poi gli accertamenti di rito da parte dei colleghi della Polizia Stradale di Bergamo e stamattina l'autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento del fermato direttamente in carcere, poi per il successivo processo.